Ciao Maria, ho trovato un bellissimo video sulla civiltà romana. La civiltà romana si è diffusa nell'Italia centrale dopo quella etrusca, come vediamo nella foto. I romani erano discendenti dei latini, una popolazione proveniente dal nord Europa, arrivata in Italia in epoca antica. La civiltà romana ebbe inizio nel 753 a.C., quando i villaggi sorti intorno al fiume Tevere decisero di unirsi per dar vita ad un'unica città, Roma. Si ipotizza che il nome Roma derivi dalla parola etrusca Rumon, che significa guado o fiume. Il guado è un punto lungo, un corso d'acqua in cui la poca profondità permette l'attraversamento. Secondo altre teorie, il nome Roma deriva dal latino, dal greco Roma, Rome, persona forte e coraggiosa. Dal latino rumis, mammella. Le origini di Roma, la realtà, la storia e la leggenda. Parliamo della storia, perché la leggenda l'abbiamo già fatta. I primi villaggi di pastori e di contadini si svilupparono vicini a uno dei guadi del fiume Tevere. Le capanne vennero costruite in zone rialzate, sopra gli acquitrini, sui sette colli che dominavano il guado. Nel corso dell'VIII secolo a.C., il villaggio più grande, che sorgeva sul colle Palatino, si allargò fino ad inglobare tutti gli altri. Lungonanza del Tevere, ai piedi dei colli Palatino ed Aventino, c'è un'isola, oggi chiamata Isola Tiberina, che facilitava il passaggio del fiume. Era un ponte naturale dove giungevano navi, alcune provenienti dal mare, che trasportavano varie merci, ma soprattutto sale ottenuto dalle saline situate alla foce del fiume Tevere. Il Tevere divenne una via di trasporto per le merci etrusche e greche. Qui nacque un fiorente mercato di prodotti agricoli, di bestiame e di sale. Il diffondersi di tali traffici portò ad una crescita dei villaggi sui sette colli, che avevano il vantaggio di essere vicini al Tevere, ma distanti a sufficienza dal mare per essere sicuri contro eventuali pericoli rappresentati da popolazioni straniere. Roma nacque dall'unione dei villaggi sorti in questa zona del Tevere. Questo processo fu lento e graduale e duro, e durò una decina di anni. Ciao Maria. Un grosso bacione, un saluto. Ciao!